razze provenienti da varie nazioni, sia europee che extraeuropee, proprio perché è una tradizione venatoria molto radicata. Abbiamo a che fare con delle razze con una grande addestrabilità, una grande voglia di vivere a contatto con l'essere umano, che diventano degli splendidi compagni anche quando adottati in età adulta. A te, Laura, l'onore di presentare il giudice. Dalla Costa Rica, William Gerardo Rodriguez Umaña. Muchas gracias, benvenuto. Ed ecco quindi a voi il cane da ferma tedesco a pelo corto, il setter irlandese rosso, il bracco italiano bianco arancio, il bracco di Weimar a pelo corto, il pointer inglese. Deutscher Kurzhaar, una delle razze più diffuse in Italia come numero di cuccioli iscritti ogni anno nei libri genealogici dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Ricordo come tutte le razze tedesche dei cani da ferma abbiano anche delle elevate doti di difensore e di guardiani, proprio perché nella cultura teutonica queste razze hanno una elevata polivalenza. Razza irlandese caratterizzata da questo mantello color castagna, intenso, HGU, dice lo standard in lingua originale, è il setter irlandese rosso. Bracco italiano bianco e arancio. Razza italiana antichissima, originaria della pianura padana. Bracco di Weimar a pelo corto, razza di origine tedesca, originaria dell'area che si sviluppa intorno alla città di Weimar, caratterizzata da questo mantello color argento, eccellente ausiliario nella caccia, eccellente compagno, sempre con un'attitudine anche alla difesa personale. Sono razze molto addestrabili quelle tedesche. Pointer inglese, il signore del vento, selezionato da William Arkwright per le caratteristiche di velocità e precisione nel captare le particelle presenti in aria. Infatti il tartufo con questa canna nasale convergente con l'asso cranio facciale evidenzia appunto questa attitudine. Vediamo quali saranno i finalisti scelti dal giudice costaricano. Terzo posto, pointer. Secondo posto per il Weimaraner. E rappresenterà il gruppo 7, bracco italiano.
prima che passino tutti i fotografi anche gli espositori, parliamo del